Cari amici, noi siamo costretti a parlare sempre di realismo politico, Realpolitik, e di storia politica, perché le cazzate che vanno dicendo tutti i giorni i cosiddetti giornalai, chiamali giornalai, sono persone oneste, giornalicoli, lasciano veramente esterefatti. Ieri abbiamo assistito a un programma gestito da Nicola Porro, peraltro ottimo giornalista, in cui si è discusso di migrantes, ma anche questa discussione, anche se c'erano dei personaggi che sono intervenuti in termini abbastanza concreti, è sempre sul filo del buonismo, il quale buonismo non serve assolutamente a nulla. No, serve a disgregare proprio la materia, il collante unitario sociale e etnico. Abbiamo tutta la documentazione che volete, perché io personalmente ho una cinquantina di volumi dedicato a questo argomento, e pubblicati dalle solite associazioni, vedi caso, molto religiose. E allora, noi dobbiamo risalire alla storia e dobbiamo risalire anche a un momento particolare della storia del nostro paese. Europea in generale. Che poi ne risente, perché non a caso il papato ha sede a Roma, non a caso. Per riuscire a capire il ruolo fondamentale del papato nella storia d'Italia, allora come oggi, e come tutti i tentativi di prendere Roma da parte di forze autenticamente rivoluzionarie, ricordiamo sempre i nostri amici... Cola di Rienzo. Sì, baluardo del populismo, a parte, vero, quello buono. A parte quello che è successo a Roma, all'interno di Roma, ma sto parlando del tentativo di Garibaldi, dei vari tentativi di Garibaldi. Sì, ma il più importante è stato quello del 1867, di cui noi abbiamo ampiamente parlato, nella zona giusta, cioè a Mentana. Se volete andarvelo a vedere, ve lo vedete. A difesa di Roma, della Roma papalina, si schierò l'esercito di Napoleone III, il quale Napoleone III aveva interesse a difendere il Papa, ma esclusivamente perché era interessato a garantirsi il consenso dei cattolici francesi. E invito tutti i nostri amici ad andare a vedere cos'è successo in quel momento lì, siamo nel 1867. C'è un libro bellissimo di memorie scritte da un repubblicano che poi fu anche deputato al Parlamento, Barzilai, di cui parleremo al momento opportuno quando andremo per l'ennesima volta a manifestare il nostro consenso in un monte, al Monte Sacro, e verosia ci andremo, natura piacendo, il 25 aprile prossimo, data della costituzione di quella grande impresa che è stata Roma. Ma detto questo, ripartiamo dal principio. Primo passo indietro è questo. Perché nessuno parla mai di che cosa è successo a Roma quando sono entrate le truppe del regno di Sardegna. Specifichiamo che quel regno lì si chiama Regno di Sardegna, con tutta una serie di implicazioni di cui non possiamo parlare oggi, ma ricordatevi bene, non solo, ma Vittorio Emanuele II conservò il titolo, il titolo
che era quello del Regno di Sardegna, quindi lui non ha modificato... No, diciamo che è diventato Regno d'Italia nel 1875, se ricordo bene, no, 84. No, nascita del Regno d'Italia è il 1861, con capitale a Firenze. Sì, però con capitale a Roma mi pare che poi è stato nel 74. Sì, dopo la presa che è il 1870. Esatto. Ma la cosa interessante, ecco perché questi sono i dettagli della storia. Vittorio Emanuele II ha conservato il titolo di re di Sardegna, non del re d'Italia. Avrebbe dovuto cambiare la numerazione della dinastia. Certo. Quindi loro si sono sempre considerati re di Sardegna. E questo ci spiega, ad esempio, a posteriori, il fugone di Vittorio Emanuele III, il quale è Vittorio Emanuele III, non era re d'Italia. Queste cose le dobbiamo ricordare bene. Anche no, ma sono essenziali per la comprensione della storia non narrata, che però è quella reale, esatto. Quella che conta, quella dinastica, per l'eredità, per la conservazione del titolo, per tutte le, diciamo, i coinvolgimenti che la gente non sa e minimamente sa interpretare, che porta però a una rappresentazione della realtà del tutto diversa da quella che oggi noi conosciamo, quella ufficiale, diciamo così. Compresa la falsificazione del referendum per la Costituzione. Perché a parte il fatto che io sono sempre più favorevole alla Repubblica rispetto a quel regno... Però aveva vinto il regno! Sia pure gestito... da un nulla tenente, diciamo così, perché era Umberto I. Certo, certo. Vabbè. Allora, se noi andiamo a vedere questo libro qui, dai Papi ai Savoia, appunti sulla luogotenenza del re 1870-1871. Luogotenenza! Che cosa si dice questo? Perché questo corrisponde alla nostra Costituzione, nella quale, vedi caso, una certa operazione che è stata quella di accettare, inserire nella Costituzione i trattati col Vaticano, cosa assurda, perché erano puri e semplici trattati. Non erano pubblici e semplici trattati, e questo lo dimostra il fatto che vengono inseriti nella Costituzione. Vabbè, no, ma furono accettati, ma prima erano trattati. Prima dell'inserimento nella Costituzione. Sì, ma quello che voglio dire... I patti lateranensi erano patti, esatto, tra un esponente del governo italiano e un esponente... Di un governo estero. Del governo estero, che è il Vaticano. Questi patti, grazie a Togliatti, perché fu Togliatti che lo volle, furono inseriti all'interno della nostra Costituzione, per cui la nostra Costituzione... Ercolino, ricordiamoci bene chi era, sì. Era uno che era stato capace di far trucidare e mandare al confino, fra virgolette, perché la Siberia non è un confino come sì, quello in Italia, circa non è come le isole 10 milioni di russi, sì. 10 milioni di russi, fra il 41, no, fra il 39 e il 45. Esattamente. E quel confino lì non corrisponde assolutamente a quello delle isole Lipari, che sono ottimi posti di villeggiatura. Infatti. Ma sorvoliamo. La premessa e le intenzioni di chi di dovere li vediamo qui. Ripetiamo, questo è quando si è passati al governo di Roma, perché ovviamente il governo papalino era rimasto soltanto su Roma e un piccolo circondario, e con la cosiddetta presa di Porta Pia, che anche quello è un falso, sono entrati. Vabbè, era una recita che serviva per giustificare tutti gli accordi che già erano presi. Stati patteggiati, trattati, concordati, eccetera. Non a caso il governo italiano si era trasferito a Firenze. Dice, ma perché a Firenze? Perché da Firenze a Roma il passo è brevissimo e si può trafficare come quanto si vuole.
Un personaggio di alta statura, dunque, che tuttavia era chiamato a confrontarsi con una realtà complessa e delicata. La sua nomina fu disposta con un regio decreto di quello stesso 9 ottobre 1870, quindi cosiddetta presa di Porta Pia 20 settembre. Al 9 ottobre fu nominato un certo personaggio in cui era stata decretata l'annessione il 9 ottobre 1870, dopo la presa di Roma ci fu il decreto dell'annessione. Il che lascia pensare che fosse stata già vagliata e decisa in precedenza, e mi pare, no? Immagini. E non è da concordata, è perfettamente applicata poi. E non è da escludere che nella scelta si fosse tenuto conto anche del fatto che il cognome era ben noto in Vaticano, perché uno zio del generale era stato cardinale elevato. Parli di Cialdini? Il generale chi era? Adesso, Alfonso Ferrero. Ah, Ferrero, sì. Da parte sua, Alfonso aveva esordito come ufficiale di artiglieria. Nel 1844 era stato inviato come osservatore a seguire la campagna militare dei francesi in Algeria, sulla quale aveva stilato una attenta relazione. Nel 1854 aveva comandato il corpo di spedizione piemontese in Crimea, il che implicava i delicati rapporti con i generali francesi e britannici. Più volte infine era stato inviato presso i governi stranieri in missione diplomatica straordinaria. Va bene? Chiaro? Questo è stato nominato ministro. Un cognome tipicamente piemontese poi, Ferrero. Ferrero, certo. I cioccolatini, la cioccolata, la Nutella, sono tutti Ferrero. Ma ricordiamocelo bene, perché era amico dei generali inglesi e francesi, amicizia stabilita durante la guerra di Crimea. E non è da escludere che nella scelta si fosse tenuto conto anche del fatto che il cognome era ben noto in Vaticano, era il nipote di un cardinale. In linea di massima, i nipoti di cardinali fanno sempre carriera, l'hai notato? Sì. Compreso anche quello che era figlio direttamente del Papa, che ha fatto ancora un'altra carriera. Perché uno zio del generale era stato cardinale, elevato alla porpora da Leone XII nel 1824. Del resto, prendendo possesso della carica, egli rivolse un proclama ai romani in cui affermava: è fermo proposito del governo del re. Attenzione, del governo del re. Il titolo di re sicuramente Vittorio Emanuele II ce l'aveva. Che siano stabilite tali guarentigie. Parliamo, poi ci torniamo sopra in maniera più dettagliata. Da rendere manifesto al mondo cattolico essere nostro leale e fermo intendimento che il pontefice eserciti con dignità di sovrano e con libertà piena ed efficace tutti i diritti e tutti gli uffici del capo supremo della Chiesa. Questo è il messaggio diramato da quello che da un generale dell'esercito piemontese, o per meglio dire sardo piemontese. Sentimento religioso e sentimento nazionale devono nell'animo nostro confondersi, ed assumerebbe grave responsabilità chi, recusando ogni conciliazione, scavasse un abisso fra questi sentimenti. Ma vi rendete conto che... Ma da chi siamo governati oggi in Italia? Quanto poi questi sentimenti, probabilmente sinceri, fossero condivisi dalla parte più agitata del movimento unitario ed anche dagli esponenti del Partito d'Azione, anticlericali decisi, è tutt'altra questione. C'è tutt'altra questione. Voi gestite il potere ce l'avete voi, e lo gestite anche oggi tramite il messaggio dei pirati,
perché quelli che raccolgono i migranti in mezzo al mare altro non sono che pirati. Sono pirati, ma abbiamo denunciato. Ne parleremo. Sì, abbiamo denunciato la Procura della Repubblica, come abbiamo denunciato pure il magistrato che aveva inquisito Matteo Salvini, sì, dicendo che aveva fatto un abuso illegale nei confronti, esatto, dei trattati internazionali, che dicono esattamente quello che diceva una delle rare volte Matteo Salvini, giustamente, che era appunto una libera interpretazione dello Stato, diciamo, imporre certe modalità di attracco alle navi che portavano i cosiddetti rifugiati, i migrati più o meno clandestini, perché appunto mentre i clandestini avevano tutti i diritti sacrosanti di essere accolti sempre, diciamo, sorvolando su tantissimi atteggiamenti, ma la signora tedesca, omosessuale o non si sa, non si capisce bene, ma comunque una figlia di puttana in ogni caso. No, la faccia era quella dell'omosessuale. Ma l'ho letto pure da qualche parte. Sì, questa signora, come diciamo mercante di schiavi, doveva essere arrestata immediatamente, esatto, e messa in carcere anche senza processo. E se vogliamo ritornare alla storia d'Italia, non è un caso che Salvini, piuttosto che altri, abbiamo preso quella posizione, perché Salvini rappresenta un'entità geopolitica storicamente determinata fin dai tempi di Napoleone, quindi è legittimato a dire certe cose, cosa che altri non hanno, perché altri hanno soltanto il potere clericale che li copre. Quindi ieri c'è stata una discussione... No, parliamo un attimo del 1820-21. Vai. La restaurazione, ecco, e se c'era qualcuno che doveva avercela con i giacobini francesi, napoleonici, eccetera, era proprio Gregorio VII, cioè non Gregorio VII, Clemente VII. Clemente VII che appunto il dominus... della fazione della restaurazione, certo, diciamo clericale in tutta Europa, perché, certo, era il capo della Chiesa europea ed era, certo, stato incarcerato per 7-8 mesi, adesso non mi ricordo più, un anno a Parigi o in Francia, adesso non mi ricordo se era a Parigi o meno. No, l'aveva rimandato al posto suo. Dopo, ma intanto gli aveva fatto fare 7-8-10 mesi di carcere in Avignone, Francia. Avignone. Ah, forse Avignone, sì. Avignone, a casa sua. Sì, sì, sì. E a tutt'oggi Avignone no, è di proprietà. No, ma poi dice che lui si era diciamo, talmente avvilito che poi è morse. Ma... e poi morse. Poverino. Poverino. Allora, questa è la situazione. Però noi, tu mi hai detto, preparati su questo argomento, io non mi sono preparato, ma dovremmo parlare delle guarentigie e in particolar modo da Gregorio VII, che mi è venuto prima l'Apis Mentis, e che appunto riconduce all'origine quella contesa continuata nei secoli di supremazia dell'impero rispetto al papato e del papato rispetto all'impero, ecco. E qui appunto da questa situazione noi dobbiamo risalire a un falso che ancora permane. No, ricordiamoci che tutti i falsi storici vengono dalla parte dominante, e la parte dominante, certo, in Europa fino al 1520 è stato il papato di Roma, quindi loro controllavano l'informazione, la formazione, la cultura, la conoscenza, eccetera, e tutte le cazzate che hanno potuto inventare nel corso dei 11 secoli in cui sono stati al potere, hanno poi fatto storia ufficiale, per cui quello che la gente studia alle scuole superiori, alle università, sono delle emerite cazzate messe in piedi da questa gente. Esattamente, invano combattuto questo potere, e dobbiamo riconoscerlo, dalla grande Repubblica Fiorentina, narrata, certo, appunto, certo, da un grande storico, certo, ed un grande politico qual è stato Machiavelli. La storia dell'evoluzione della Repubblica Fiorentina, il fatto che la Repubblica Fiorentina... Oh, parliamo di Repubblica, non di Principato, no, di, si parla di Toscana. Repubblica, cioè quel 15 anni, 12 anni, fra Lorenzo il Magnifico e l'altro, che adesso mi sfugge, il cugino. Vabbè, intanto il Granducato di Toscana è durato fino al momento in cui Firenze è stata capitale
dello Stato Unito dell'Italia, ricordiamocelo, certo, bene. Certo. Fino al 1870 Firenze, ovvero sia la Toscana, il Granducato della Toscana, Toscana, certo, è stato l'epicentro importantissimo, oltre che di politica internazionale anche ad altissimo economia, livello, anche di grande economia. Economia e moderazione nei rapporti con i cittadini, è importantissimo. Non a caso lo spirito toscano si è mantenuto perché nei secoli è durato quella capacità di interpretare, di diciamo anche ironizzare, criticare il potere. Esattamente. E allora di qui risaliamo al mito, di Canossa. Io ieri, parliamo del 1080 più o meno, ho parlato con i miei nipoti, tutti ragazzi sui 25-30 anni. Nessuno sapeva niente. Nessuno sapeva niente. Ma poi sono, i miei nipoti sono acculturati, certo, certo. Nessuno sapeva niente. Allora, il discorso di Canossa lo dobbiamo riprendere assolutamente. No, perché è determinante di tutta la storia successiva europea. Sì. È ancora attuale. Allora, perché il Milingo ha detto io non mando in culo per niente al Papa e mi autoeleggo da me? Milingo, lo ricordi? No, ma no, Milingo. Che razza di gente. Che cazzo di gente abbiamo avuto a comandare il nostro paese. Attenzione, chissà come mi è venuto in mente Milingo all'improvviso, così mi sono ricordato. E io avevo quella battuta che me lo disse il gran Milingo, ce l'ho in culo e me lo tengo. È troppo bella. Allora entriamo in un argomento estremamente interessante, che è quella della lotta per le investiture. Dice, ma tu, voi volete parlare della... Sì. Perché cosa vuol dire? Chi lo sa che cos'erano le investiture? Con riconoscimento del potere istituzionale, esatto, in estrema sintesi. Esatto. Chi è che erano le investiture? È che il potere laico, cioè imperiale, aveva il diritto di... Aveva il diritto, era quello che... Di eleggere i principi della Chiesa e i principi laici, contemporaneamente, e magari la stessa identica persona. Esattamente. Se andava bene, ma se no, anche due personaggi in conflitto eterno tra di loro. Una confusione che è andata molto bene anche per la Germania. E ricordiamoci che la Germania... Nel secondo soglio di Magonza, di Mainz. Ne abbiamo già parlato altre volte, ma è la cosa interessante... Ecco perché attraverso la storia conosciamo il presente, perché si è verificato un conflitto tra il papato e i Germani. Interrompo un attimo, solo per dire che anche ieri sera nella conferenza a cui ho partecipato c'erano i due relatori che non sapevano un cazzo di niente, scusate l'espressione volgare, ma era chiaro da quello che da loro emergeva come... diciamo base fondante della loro interpretazione che stavano dando nella presentazione del loro libro nei confronti della realtà esterna, era comunque limitato e in buona parte falsato. Quindi quando tu parti, qualunque elaborazione dei dati che parte dai dati originari falsati non può che portare a dei risultati falsati. Esattamente. È importantissimo ricordarsi che se c'è latente ma incombente uno scontro all'interno del Vaticano oggi, questo scontro si caratterizza dello scontro tra il clero tedesco contro il Vaticano, al momento i gesuiti in particolare, esatto, al momento gestito dai gesuiti, che non è un caso nemmeno questo. Pochi sanno, ma il mio cane c'è ancora? Il mio cane c'è? Non lo vedo, ma è qua sotto, è proprio sotto di noi. Guardate bene quanto sia importante la storia per capire il presente. Perché si è venuta a verificare questo scontro latente ma importantissimo tra il Vaticano, non a caso gestito dai gesuiti, e il clero tedesco?
perché tutto ciò risale ai tentativi di indipendenza di carattere imperiale o comunque religioso, che dobbiamo farlo risalire assolutamente all'epoca delle investiture, della lotta per l'investitura. A partire dal 1080 più o meno, fino a la parte, diciamo, le invasioni fatte da Enrico IV, V e VI, a partire dal 1070, direi, diciamo, nella fase più cruenta, fino al 1120, 1130. Ecco. Allora, a questo punto subentra un fatto che è stato enfatizzato falsamente, cioè Canossa. Leggiamo qualche appunto. Che nel corso dei secoli è arrivato al punto che non si conosce neppure più l'esatta collocazione di questa località. Sì, comunque era un castello. Emiliana. Era un castello. Era un castello. Ci sono dei ruderi che pare che si possono riferire a quel luogo, ma non è certo. Comunque c'era tutta una combriccola che girava attorno a questo ambito che faceva comodo a loro, diciamo, questi come si dice, intrallazzanti, sì. che non, apparentemente non erano i cosiddetti opinionisti attuali, sì. e i faccendieri attuali, ecco, per capire la cosa. E da una parte c'era il papato e dall'altra l'imperatore, e il papato in particolare era gestito da un tale che è passato al nome di Gregorio VII, che in realtà si chiamava Ildebrando di Soana, che io sono andato a visitare varie volte. Sì, ma non hai fatto un ritorno a Soana. Vabbè, andiamo a vedere. È un posto bellissimo, andateci se volete fare una bella passeggiata nel Alto Lazio, al confine con la Toscana, è veramente meritevole. Con Enrico III e soprattutto attraverso Leone IX, la riforma delle chiese tedesche era arrivata a Roma. Come abbiamo visto, finalmente si poteva restaurare il retto funzionamento delle istituzioni ecclesiastiche anche nella scandalosissima urbe. No, perché bisogna ricordare che in quel periodo lì imperversavano sull'urbe i tuscolani, e cioè quelli che si chiamavano conti del Tuscolo, che loro si riconoscevano in una dinastia imperiale romana, sì. E trovavano quante ne fosse una discendenza diretta, figli di puttana, ma questi conti del Tuscolo erano qualcosa di lascivo, qualcosa di osceno, qualcosa di veramente turpe. Sì. Perché, per esempio, uno della loro casata, che era Giovanni XI, se mi ricordo bene, ne abbiamo anche parlato, sì, qualche volta, aveva avuto la corona papale, la tiara papale, a 12 o 13 anni. Esatto. Si è stufato. A 18 anni l'ha venduto, ha venduto il papato a un altro... Diventato adulto. Era venduto il papato. È stato fuori dal papato 4-5 anni, poi con l'aiuto dei soldi della famiglia e delle armi che potevano mettere in campo i familiari, ha fatto la guerra contro quello che lui aveva venduto, sì. Io mi ricordo più chi così era. Così imparano a comprare la roba usata. Aspetta, il bello è che a un certo punto, ritornato papa, viene trovato nel letto della moglie da un oste, che questa signora si chiamava Stefania, pare, una certa Stefania, moglie di un oste, e l'oste, giustamente cornificato, si è incazzato e l'ha fatto fuori. Gli ha dato una bella coltellata al collo e l'ha lasciato a colpi là. Di botti. Allora, questo per dire il livello di turpitudine che era arrivato a giungere a Roma in quegli anni. Rimasto lì, intatto. Sì, c'è una tradizione che rimane nel Vaticano, è la turpitudine. Ma basta vedere la morte di quella che sta cercando da 40 anni, sì. Da 40 anni, come si chiama? Emanuela Orlandi, di cui non si sa assolutamente. Esatto. No, la scomparsa della morte. Certo, e sono andati a cercare le ossa in qua e in là, sì, sì. Nelle chiese, negli ingressi delle chiese. Prima o poi uscirà, qualcuno, sì. Prima o poi parla e alla fine si saprà che a meno che non lo facciano fuori prima. Ah, certo. Così, ripeto, ricordarsi sempre che lo scontro della Germania con Roma, perché ovviamente giustamente non è
contro il cristianesimo. Poi ovviamente sono nate le varie interpretazioni, ma se è esistito un Lutero, e vedi caso questo Lutero ha avuto successo in Germania, lo si deve allo scontro che c'era tra il clero tedesco e Roma, le 99, ai tempi dell'investitura. Le 99 tesi affisse al portone della cattedrale di Worms, io l'ho visto, ancora c'è... Sì, Worms si dice, il W e V. Vabbè, Worms, giusto. Vabbè, dai. Il lapsus inglese. No, chi se ne frega. E niente, è stato lì affisso in quegli anni lì, mi pare era il 1519. E siccome tutti sapevano leggere, tutti andavano a leggere. Figuriamoci. Manco fosse la televisione. Cioè, le cose sono uguali. Allora, siccome quello che il punto di ritrovo era una chiesa, e la gente andava lì, quindi lui ha esposto le sue tesi nella chiesa, perché altrimenti... Ricordiamoci voi che Martin Lutero ci ha avuto 4 figli. Mi pare giusto. E vari amanti. Non vorrei che fosse pure frocio. No, questo per dire, insomma, che comunque la guardavi, era comunque un'oscenità dappertutto. Ma ti immagini, ci aveva ragione. Si è sposato, la prima moglie era una suora, giusto? Certo, no, è stato a lungo tempo la suora. Appunto, più di così. A me mi sta bene, comunque. Ma infatti, il laicato, cioè, come si dice, non il laicato, il legato pontificio. No, volevo dire... la sessualità per i sacerdoti è stata, diciamo, negata da Paolo V, se mi ricordo bene, o Paolo IV. Con scopi di controllo psicologico e dominio. Ma soprattutto per non far legare con interessi depistanti, sì, la lotta che stava conducendo contro le riforme, e voleva uomini liberi e quindi un esercito disponibile per controbattere. No, liberi, meno tanto. Liberi da coinvolgimenti sessuali, familiari soprattutto. Ripetiamo, allora, con il cataclisma imprevisto, la lotta per le investiture. Si tratta di un libro importantissimo scritto da un professore di storia medievale. No, lascia così che sennò non ho preso. Con Enrico III, soprattutto attraverso Leone IX, la riforma delle chiese tedesche era arrivata a Roma, come abbiamo visto. Finalmente si poteva restaurare il retto funzionamento delle istituzioni ecclesiastiche anche nella scandalosissima urbe. Fu un successo, solo che il passato che si voleva restaurare non era mai esistito. Infatti. Non era mai esistito. Roma è sempre stato un lupanare, diciamo così. Va. Eccolo. Con tutto rispetto per la lupa, io mi ricordo che era ragazzo... A proposito di lupa, bisogna ricordare che la lupa di Romolo e Remo era una lupa di questo genere. Esattamente, lo dicevano, vabbè, una donna di tutti. Ma in ogni caso, ricordiamoci sempre, perché io queste cose me le ricordo bene, avevo già 20 anni e oltre, veniva tenuta una povera lupa in una specie sotto il Campidoglio, come no? Ma fino a una quindicina d'anni fa, 20 anni fa. Una povera animale nata per vivere nelle pianure selvatiche, tenuta prigioniera in un carcere che nemmeno San Paolo, capito, a suo tempo. Io me lo ricordo, l'ho vista più di qualche volta.